Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Cult of the Lamb. Anche oggi andiamo a caccia di testimoni e sblocchiamo le armi divine e altre incredibili magie. Poi potenziamo ancora il villaggio ed esploriamo nuove zone. Tuttavia qualcuno propone di fare un bel festino a base di troche e la situazione prende una piega abbastanza strana. Buona visione! Signori, faccio una piccola comunicazione di servizio. Dato che Cult of the Lamb non è uscito per un paio di giorni, vi ho visto tutti in crisi nei commenti. Tranquilli, la serie ce la finiamo, anche perché sto gioco lo sto adorando alla follia e anche a voi sta piacendo un sacco. Tuttavia, siccome ci sono anche altri giochi che sono usciti in questi giorni, giochi che ho dovuto rimandare per fare Cult of the Lamb, sto cercando di dare spazio un po' a tutto. Quindi siate pazienti che ce lo finiamo, non dico al 100%, ma cerco di fare quante più cose possibili. Bando alle ciance, abbiamo degli adepti da sfruttare come non ci fosse un domani. Cioè no, volevo dire da amare come non ci fosse un domani. Certo. Allora, riprendiamo esattamente da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio, perché purtroppo non ho avuto tempo per farmare e pertanto dobbiamo rimboccarci le maniche. Allora, dobbiamo raffinare quante più risorse possibili. Abbiamo della pietra, dell'oro. Questo l'avevamo potenziato, sì, perfetto. Quindi vediamo di produrre oro in grandissima quantità da questa parte e legna in grandissima quantità da... Beh, quanta legna ho ancora? Mi sono appena ricordato che non è che ne abbiamo infinita e purtroppo non la possiamo acquistare. Ragazzuoli, mi state estraendo legna? È vero, abbiamo fatto anche la struttura di secondo livello. Che maronne! Guardate quanta legna mi ha permesso di... No, scusa, non volevo parlare con... Chi è? Spider-Lon? Sì, sei nuovo, sei appena arrivato, non te la tirare. Spider-Lon, levati dei maroni e torna a lavorare. E che cocchio, mi hanno riempito i gabinetti. Arrivo. Dobbiamo sbloccare quelli di secondo livello, che contengono molta ma molta più cacca. Inoltre mi dicono dalla regia che c'è cacca in giro. Perché continuate a farla in giro? Ma dai, li ho appena ripuliti i gabinetti. Non può essere che nel frattempo a tutti è scappata la caccarella, quella brutta. Allora, per adesso, come dicevo, siamo messi molto ma molto bene. Tuttavia, dobbiamo level upare quanto prima. Allora, facciamo velocemente il primo sermone della giornata. Se ho visto bene, non solo siamo pieni zeppi di adepti, ma abbiamo anche il gerbillo, credo, che sta per morirmi di vecchiaia. Quindi lo facciamo morire noi, punto. Ancora prima che lo colpisca la vecchiaia, sì! Abbiamo level upato. Lo scorso episodio abbiamo sbloccato le armi, quelle serissime. Ci sono armi ancora più serie. In effetti sì, possiamo ottenere le armi divine, che fanno decisamente molti più danni di quelle mortali, ma sono anche molto rare. Potrebbero comparire, come no. Oppure, cos'è che abbiamo qui? Ah, altre magie, maledizioni e tutte cose. No, per adesso mi ritengo soddisfatto. Quindi andiamo direttamente di queste armi divine. Sperem ben. Perché quest'oggi dobbiamo far fuori un altro testimone. Abbiamo le classiche mini boss battle. E chi più ne ha, più ne metta. Yay, gioite ragazzuoli. Bene. Facciamo un bel rituale, come ad esempio, che ne so. Allora, cerchiamo di essere tattici. Come prima cosa riportiamo in vita qualcuno, anche se purtroppo non abbiamo abbastanza tende, ma le costruisco appena possibile. Qualcuno che è morto recentemente, come ad esempio il micio di Stray, che è a livello 3 della serie Meglio che nulla. Ah, a posto, Baba non lo riporto in vita. Aspetta, c'era nell'elenco Baba, non ci ho fatto caso in effetti, che lo scorso episodio ci ha tradito male. Ok, non era colpa sua, ma un po' me la sono legata al dito. Poi, siccome sono un grandissimo pezzo di erba, faccio anche il rituale dell'arricchimento, che farà scendere un sacco il livello di fede. Qualcuno si potrebbe ribellare, ma tranquilli che poi sacrifichiamo il caro buon gerbillo. E in men che lo si dica, saranno tutti felici e contenti. Maronne! Questa è la maggior quantità di oro che abbiamo mai ottenuto. A posto, tutti contenti? E neanche troppo. Ok, ci penso io, tranquilli. Un bel sacrificio vecchio stile, come lo fa solo lo zio Telone. E in men che non si dica, dovremmo anche ottenere un bel po' di fede. Perfetto, gerbillino, è stato un piacere averti nel nostro culto. Porta pazienza che ti riportiamo in vita appena possibile. Peraltro, non so se avete notato, gerbillo a due bocche. Lo abbiamo sacrificato anche per questo, mi dicono dalla regia che soffriva tantissimo, purtroppo. Ayo, sentili come sono tutti contenti. La cosa migliore è che rifacciamo subito un level upone. Così, senza il vecchio minimo rispetto. Quindi, a questo punto, ma abbiamo sbloccato tutto? Mi sa di sì. Olè, ragazzuoli, sono proprio fiero di voi. Oh, abbiamo ottenuto anche un po' di ossa di gerbillo. Vabbè, fanno sempre comodo. O carni di gerbillo pure. La barretta è ritornata al massimo. Ed è così che si sfruttano bene i tuoi adepti. Inoltre, farei anche velocemente un rituale dell'illuminazione, per cercare di ottenere quanta più devozione possibile, perché dobbiamo sbloccare tante, aiutatemi a dire tante, nuove strutture.
Questo ovviamente li farà un pochettino indispettire, ma chi sono io per lamentarmi? A posto, mi fate un po' di donazioni, ragazzi? Quanto? 1120 monetine in più. Siamo a posto da qui fino alla fine dei tempi. Sara, Sara, non volevo interromperti, scusa, ma ho una quest completata con te, ottimo. Lei è tutta contenta. La barretta è salita uno sfacelo. Oh, meraviglioso. Aspetta un attimo, avendo ucciso uno dei nostri membri tuttavia, ora i letti sarebbero anche giusti. Allora, abbiamo abbastanza risorse per, sì, potenziare anche le altre due tende. Che cosa buona e tanto giusta. E casomai facciamo costruire un paio di sacchi a pelo. Non posso andare direttamente di costruzione massima, vero? Il gioco dice no. No, 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 dobbiamo andare per forza di sacco a pelo. E poi level up parlo di volta in volta. Senti, mettimene un paio nel caso arrivassero nuovi adepti. Perfetto, dovrebbero iniziare a generare una quantità di devozione come non ci fosse un domani. Aspetta, possiamo sbloccare cose? Non mi ero accorto. Potremmo andare di gabinetto? Non dico di no, ma sblocchiamo casomai le fiamme dei templi di terzo livello, così potremo raccogliere ancora più devozione. Dalla serie è meglio abbondare a questo punto. Andiamo full devozione. E vi sarò tutti felici e contenti. Ok, ora le cose si fanno molto ma molto interessanti. Intanto i ragazzuoli hanno finito di migliorare le strutture. Aspetta che raccolgo anche la devozione che si trova da queste parti. In men che non si dica dovremmo ottenere un altro livello. Aspetta che vado a mettere un lingottozzo qua dentro. Perfetto. Dobbiamo sbloccare un altro di quegli altoparlanti, così aumentiamo la velocità dei nostri ragazzuoli. Ecco qua altri speaker per la propaganda. Senti, mettilo qua per adesso. Ottimo. Però sì, sto consumando decisamente troppe risorse. Ragazzi, dovreste cercare di convertire risorse per il vostro signore. No, eh? Guardate, guardate che roba. La barretta si è riempita letteralmente nel giro di un minuto. E vi ricordo che adesso raccoglie 175 unità di devozione. Io allero la la la. Meraviglioso. Allora, nei campi, come va invece? Vediamo di mettere un altro po' di semi qui. E anche da quest'altra parte, altrimenti quelli mi battono la fiacca proprio uno sfacello. Aspetta che gli do una mano, perché sono fra 826 anni. Siamo ancora qui. Forza, forza, forza. Ora che ci penso bene, ci farebbe comodo un altro speaker della propaganda anche qua nella zona lavorativa principale, in modo tale da velocizzare la conversione delle risorse e l'estrazione delle risorse. Rocco, Rocco, come stai? Vieni, vieni qua, vieni qua. Loda anche tu il telone, che magari ti levelappiamo un attimino, che non sarebbe male. Ma Rocco non si accontenta, perché vuole anche essere pagato per le sue grandi e grosse e soprattutto lunghe prestazioni. A posto, abbiamo levelappato il Rocco nazionale. Yay! Guardate donazioni! Meraviglioso, fosse così anche nella vita vera, quando mai? Allora, i ragazzuoli c'hanno anche una fame incredibile. Ma aspetta, perché abbiamo così poco cibo? Ah no, aspetta, possiamo fare una marea di bacche come non ci fosse un domani. Però non è possibile che sono il leader del culto e mi tocca stare sempre dietro ai fornelli, ragazzi. E voi lì a battere la fiacca, che cocchio. E non mangiate tutto voi, guardali. No, voglio mangiare qualcosa anch'io? Che abbiamo preso la stessa risorsa, ma vabbè, dettagli. A posto, siete contenti? Spero proprio di sì, non cagatemi in giro, corte. Ecco appena detto, ecco appena detto. Porca di quelli per porca. No, non volevo parlare con i babani, ma vabbè, dettagli. Sapete che vi dico? Io crafto qualche altra raffineria, ne abbiamo assolutissimamente bisogno. Almeno un'altra della serie, meglio non esagerare. Possiamo level upare anche le strutture per l'estrazione del legno. Però mi richiede un sacco di legna sacra, porco cane. Ma mi serve, allora level up a questa e anche quest'altra. Amen, amen. Sono tutte risorse che ci tornano indietro in un modo o nell'altro. Ok, qua abbiamo i sacchi a pelo, quindi vediamo di convertirli in tende 1 e tende 2. Per adesso, guardate, la barretta si è quasi riempita tutta di nuovo e gli speaker sono operativi. Sì, però con tutto quest'oro che mi state consumando, porco cane, come faccio io poi? Oh, senti, al diavolo, il telone ha bisogno del levelappone. Olè! Allora, che dite? Finalmente sblocchiamo il gabinetto di secondo livello? A sto punto abbiamo bisogno di contenere molta più cacca, perché abbiamo un sacco di culi, purtroppo, che si sono aggiunti al nostro culto. Culto, culi. C'è una sorta di... Vabbè, ho visto che qualcuno aveva una missione secondaria. Madre, ovviamente madre ha una quest secondaria. Oh, ma dai, madre ce l'ha ancora con l'assistente 2. È un odio che va avanti da tanti di quegli anni. Leader, sembra proprio che l'assistente stia continuando con tutti i suoi piani malvagi. Ah, vuole che sacrifico l'assistente? Ah, preferirei di no. Perdo 35 di fede. Però dai, non possiamo uccidere un membro del culto così. Madre, madre, porca di quelli per porca, guardi. Vediamo di ispirarla. Ah, l'ho già ispirata, porco cane. Speravo di... Andiamo a ispirare qualcun altro. Hyper, cucati tutta la mia ispirazione, che mi ridà direttamente 7 di...
di Fede vi dicendo, quindi la barretta, come ho detto, la riempiamo alla velocità della luce. Scusi, lei, dove pensa di andarmi, assistente di secondo livello? Guardi che mi avevano chiesto di sacrificarla. A proposito, assistente di secondo livello, mi ero completamente dimenticato che possiamo fare un rituale importantissimo che ci permette di nominare uno dei nostri membri del culto in modo tale che diventi il mio braccio destro. A sto punto, un po' come nella vita vera, quella carica la devo dare all'assistente, beh, in questo caso assistente 2.0 e anche quella in cima, voglio dire, di livello 5. A parte che il TAC è di livello 7, ma il TAC è già impegnato a lodare il telone. Vediamo un po' come funziona il rituale. C'ha il cappello da pappone l'assistente. Guardala, guardala con che aria fiera. Ma stiamo scherzando? Ah, volevo fare il rituale del falò per tirare un po' su l'umore della gente. Il problema è che a far rituali ho consumato così tutte le ossa. Guardala, guardala che fa la pappona. Però dovrebbe aumentare, come dicevo, la fede di tutti i nostri adepti, che è cosa buona e tanto giusta. Allora, ragazzuoli, avete costruito tutte cose? Perché stanno battendo la fiacca? Dovete craftarmi molte più risorse avanti. Da quest'altra parte, invece, vediamo di consacrare un po' di pietra, che di materia base ne abbiamo in grande quantità. E qua continuiamo a craftare oro, visto che le monetine ormai sono pressoché infinite. Abbiamo 2000 monetine di oro. Tuttavia, sono curioso di scoprire cosa serva per craftare il big gabinetto di secondo livello, 7 tavole di legno consacrato e 10 gemme. Signori, ci devono cagare, non è che le devono indossare, non sono dei Swarovski, eh? Sì, mi pare un pochettino esagerato tutto ciò. Vabbè, poco male, vediamo di mettere un lingotto d'oro qua dentro, è che li ho praticamente finiti, porca di quelli per porca, eh? Signori, direi che è giunto il momento di partire all'avventura. Inizierei, ad esempio, affrontando il secondo testimone, perché mi sento molto ma molto masochista. Ok, ho lasciato loro abbastanza cibo, quindi non dovrebbero schiattare di fame nel giro di 5 minuti. Pertanto vediamo di andare a Nura? Come si chiamava la seconda mappa? C'ho un vuoto di memoria assurdo, ragazzi. Sì, sì, è sicuramente la zona giusta. Buongiorno, signore. Lei cosa ci fa da queste parti? Prima di tutto, allora, siamo immuni al veleno. La nostra velocità di attacco aumenta del 25% e la maggior parte dei nostri colpi hanno la probabilità di avvelenare il nemico e abbiamo un 10% di probabilità di un colpo critico. Meh, speravo in qualcosa di meglio. Ancora una volta, l'uccellaccio mi ha detto che adesso incontreremo nemici molto ma molto più difficili. Oh, è una godly? Oh mio Dio, questo non è niente male. La dobbiamo testare assolutamente. E un attacco melee che ha la probabilità di impossessarsi dei nemici colpiti. Aspetta, aspetta. Qua ne dobbiamo parlare, ma proprio una cifra. Allora, vediamo di colpire i tizi. Oh, maronne. Oh, maronne. Quest'arma è devastante. Considerando poi che è lenta da far schifo, come potete vedere, mi permette di bisciottare i nemici e anche di avvelenarli grazie al potere del tarocco. Olè. Beh, mi servono molte, ma molte più ossa, ragazzuoli. Ammetto, quando dobbiamo affrontare dei boss, devo dire che preferisco, se possibile, attaccarli con le asce. Cerchiamo di non perdere troppa vita. Che devo smettere di spammare quei cocchi di tazzi. Signore, non si nasconda nel fitto della foresta. Non sia timido, avanti. Il problema è che non avendo la mappa della zona, non so dove cocchio andare. E normalmente sbaglio sempre strada. E... ah, aspetta, 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 aspetta. Mi hanno colpito, non mi ero accorto. Ci sono quelle maledettissime creature, porco cane, che spawnano le fiamme. Aspetta, aspetta, arrivo. Vediamo di farmi fuori entrambi i piccoli bastardi maledetti. Me ne ero completamente dimenticato. Ah, guarda, mi ripristinano anche i cuori, ma per adesso siamo pieni. Boni, no, no, falli fuori subito, l'onino. Aspetta, vediamo di colpire. Ah, bastardi, sto cercando di fare la mia magia. Ok, non sono riuscito a impossessarmi del nemico, quindi l'abbiamo semplicemente danneggiato. È una magia con cui dobbiamo familiarizzare, perché è un potere nuovo, in effetti. Il problema più che altro è che ho perso il mio cocchio di cuore effimero. Allora, un secondo che non mi faccio colpire. Ah, io, buoni, dovete stare. Mi faccio passare io la voglia di stracciare i maroni al telone. Perfetto, occhio alle trappole, occhio alle trappole. Resta l'ultimo dei furbi e zona completata. Perfetto, abbiamo raggiunto la fine di quest'area. Le nostre armi sono di livello 16. Una potenza incredibile. Potremmo raccogliere della pietra, che non sarebbe male, in modo tale da evitare la maggior parte dei combattimenti, che in questo caso non ci servono a nulla. Beh sì, ok, mi servono per le ossa, ma forse ci sarà qualche altro modo per ottenerle. Sono andato ancora una volta dritto, il che mi permette di ottenere altra pietra. Ah, non c'è sempre l'oro, qua sotto invece c'è dell'oro. È randomico anche questo. Oh. E tanto che ci siamo. Ah, non cambia, dove andiamo andiamo. Perfetto, possiamo raccogliere un po' di devozione dall'altare nemico. Sì, lo so che distruggendolo si apre una sorta di portale. Eccolo qua. No, 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 non voglio entrarci. Non voglio entrarci, altrimenti non posso affrontare il testimone della zona. E vorrei evitare di dover rifare i giri 80.000 volte. Aspetta,
Buoni figlioli, non trasformatevi in Robin Hood. Tutti, aia, tutti eccitati. Aspetta, gli ho rimandato la freccia indietro. Culo, perché non ho mai il tempismo quello buono. Una spada che praticamente quando raccolgo il fervore aumenta anche l'ispirazione divina. Nah, mi pare un po' eccessivo. E proiettili che automaticamente inseguono il nemico. Questi sono fantastici, se ho capito che attacco è. L'abbiamo utilizzato durante uno degli scontri degli scorsi episodi e mi ha permesso di vincere la battaglia senza neanche colpire il boss di zona. È stato un attacco veramente devastante. Aspetta, aspetta, aspetta che provo a vedere se funziona. Vai. Sì, sono loro. Sì, sono proprio loro. Qui là abbiamo ottenuto un'altra decorazione che ci mancava, ma proprio una cifra. Madonna, quanto sono grandi queste zone. Occhio, occhio, Lonino, non fate attaccare, che purtroppo non hai armi vampiriche. Ti odio nel profondo. Ok, che tanto mi droppano i cuori all'occorrenza, non è un grande problema. Grazie. Ok, ancora non siamo fuori. Occhio, occhio, Lonino, non farti attaccare, che continui a fare sempre lo stesso errore. Ottimo. Una chest standard. Adesso mi sono accorto che le chest cambiano aspetto a seconda della loro rarità. Non me ne ero mai accorto, sono una persona orribile. Aio, levati, creatura immonda. No, 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 le moschine del cocchio. Se uccido, ok, se uccido la creatura che le ha generate, spariscono anche le mosche stesse. Yay, dimmi che siamo alla fine della mappa. Ancora no. Gioco, ma ti sei affezionato a rompermi i maroni, porca, di quelli per porca. Aspetta, evita di spammare, Lonino. Dai, dammi un cuoricino. Gioco, oggi i cuori ti fanno schifo. E lo scorso episodio me ne davi in continuazione. Oh, eccoci arrivati alla fine. Ottimo, grazie, molto gentile. E quindi raggiungiamo la zona con la boss battle. Signor testimone, dov'è di bello? Ok, recuperiamo ancora un po' di devozione. Manco mezzo cuore nascosto in mezzo all'erba. Aspetta che questi li odio. Ma proprio uno sfacelo, Bani. Aie, appena detto, Lon. Oh, aspetta, 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 che utilizziamo anche le magie, visto che ce l'abbiamo. Ila, mi hanno fatto praticamente una strage. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Le moschine non venivano da questo. Venivano da quest'altro, probabilmente. Bastardo maledetto. Ok. Gioco, dammi un cuoricino. Avanti, non farò il tirchio. Ok, ho esplorato un po' la zona circostante e ho trovato un'altra spada divina. Oh mio Dio. Fa 4.6, però ha una velocità veramente assurda. No, dai, mi tengo l'ascia. Mi tengo l'ascia. Però, meno male che erano rare. Il gioco è stato anche troppo gentile dal mio punto di vista. Aspetta, perché sono in un punto brutto, brutto, brutto. Aio, levarti, ti devi, porca di quelli per porca. Come ho detto, sono lente, ma porco cane, quanto shottano bene. Aspetta, che poi abbiamo anche la velocità aumentata. Quindi, come ho detto, non è poi così lenta. Yay, mi ha ridato mezzo cuore. E io sono andato in direzione sbagliata. No, 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 non mi vomitate in giro, per favore, siate magnanimi. Che mi fate proprio una cifra schifo. Aspetta, 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 schiva di qua, schiva di qua. E fa fuori lo spaccio, fa fuori lo spaccio. Aspetta, e anche il cugino laggiù. Ok, dovremmo essere ormai prossimi, vero? E ok, sì, la zona sembra proprio quella giusta. Secondo testimone, il signore Batting. Perfetto, che piacere fare la sua conoscenza. Ok, la vediamo di lanciarci subito contro una bella serie di missilozzi. Bellissimo, bellissimo. Non sparisca, signore. Bastardo, è sparito. Ha lasciato dietro i 6 minion. Ok, ok, non è un problema, perché posso recuperare comunque abbastanza carica magica. Aspetta, 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 tanto li stiamo shottando, che è una meraviglia. Appena scende gli faccio letteralmente il culo a strisce. Vai, vai, e attacco. Porco cane, sei un pezzo di erba di proporzioni bibliche. No, questi li odio, la follia che caricano all'improvviso. Sono quelli che mi fregano di più. Lo testimone lo odio, ma può fare una cifra. Signore, venga qua, non vada via. E dai, ma così non la finiamo più. Vabbè, ma è avvelenato. È rimasto avvelenato, è stato anche danneggiato considerevolmente. Molto, ma molto bene. Aspetta, 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 moschine di merda. Moschine di merda, levatevi. Ok, a posto. Resta qua, resta qua, non fare bastardo. Ok, alla grande. Sono stato colpito durante la battaglia? Non ne sono pienamente sicuro. Allora, lei la mandiamo direttamente a casa. Perfetto. Allora, cosa possiamo raccogliere? Della legna oppure un progetto? No, 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 dammi un po' di legna che fa sempre comodo. Ed ecco qua il secondo occhio del testimone. Lo devo portare al pescatore, anzi scusate, al pirata, perché mi continuo a dimenticare. Gioco mi dice, ma lo sai che potresti proseguire in quella direzione? No, grazie, lo so che ci sono ricompense incredibili, ma ho ottenuto quello per cui sono venuto. Vediamo un po'. No, non mi ha dato il 20%, bastardo. Ah no, 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 ok, 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 avevo ragione io. Perfetto, così abbiamo ottenuto ancora più risorse. Tra cui oltre un centinaio di ossa che sono perfette per i nostri sacrifici. Allora, andiamo velocemente a casa. E lo sapevo io. Ok, sono tutti contenti perché abbiamo trionfato. Però il livello di fede non è poi così alto. Oh, maronne. Ok, a posto. Che state facendo, ragazzuoli? Tornate a lodare il telone, non perdete tempo.
Ma dimmi te, guarda sta gente. Ok, almeno mi hanno fatto un sacco di donazioni. Ottimo. I nostri campi come se la passano? Direi molto ma molto bene. Aspetta che lascio un po' di cacca ai ragazzuoli, così possono concimarle il tutto. Aspetta che gli metto un altro po' di semi anche qua. Ah, posto qualcos'altro? Più semi anche qui? Vediamo di mettere anche i semi di camelia, perché se qualcuno si ammala, siamo nella M più totale. Allora, avete convertito tutto per lo zio telone? Bravi, bravi che sono proprio... No, vabbè, continuiamo a convertire legna. Perfetto, guarda quante ne abbiamo adesso. No, volevo prendere la chest, ottimo. E di qua ancora dell'oro, perché non ne abbiamo abbastanza, ragazzi. Anzi, non ne abbiamo mai abbastanza. Però dovremmo aver raccolto abbastanza materiali da poter forse sbloccare il gabinetto di secondo livello prima che lo riempino ancora, perché c'è una fila assurda. Ma che tristezza, ho malapena abbastanza tavole per craftarne solo uno. Allora, convertiamolo. Ah, c'ha la candelina sopra. Convertiamo quello di destra per adesso. Anzi, vediamo di craftarlo quanto prima, o se no mi riempiono di cacca la zona circostante, i bastardi. Forza, ragazzuoli, l'unione fa lo sforzo. E olè. Bellissimo, aspetta che lo svuoto. Ottimo. Dica, madre, ancora lei. Un'altra missione secondaria. Ah, madre mi ha chiesto di sposarla. Madre, ha rotto veramente tanto gli Zebedei. Potrebbe essere un bel problemone. Vabbè, perché mi dice di sposare l'assistente 2? Questa non l'ho capita. Allora, devo dire di no, perché non posso sposarla, mi dispiace. Non si offenda. Ma dai, ma non è che, cioè, non è che devo accettare per forza le proposte di matrimonio degli altri? Ma porco cane, aspetta che vediamo di levelappare quelle barrette, o siamo nella M più totale. Porco cane, Gisualdina, scusi, gradisca 3 monetine. Oh, ora mi ama un po' di più, a metà, perfetto. Assistente, come va il suo nuovo lavoro? Ha un'aria poco fiera che è qualcosa di incredibile. Oh, in men che non si dica, la fede è salita a dismisura. Ma la cosa più importante è che possiamo finalmente sbloccare una nuova costruzione. E voilà. Meraviglioso. Cosa possiamo ottenere tuttavia di bello? Abbiamo il confessionale. Può essere utilizzato una volta al giorno per ascoltare le confessioni dei nostri adepti e aumentare la loro lealtà. Non è utilerrimo, ma comunque è una struttura che in un culto ci deve essere. Confessate tutti i vostri peccati al telone. Ok, spero che non richieda troppi materiali. Ovviamente sta nella fede. La legna sacra. Sempre quella maledettissima legna sacra. Tuttavia, possiamo aumentare la quantità di statue per le offerte. Mettimene un'altra qui e dovremmo spostarle in una zona più consona. Ma per adesso mi accontento. Oh, che bucio di chiurlo. Possiamo costruire la raffineria di secondo livello, perché avevamo piazzato prima quella di livello 1, che assolutamente non è sufficiente per le nostre esigenze. Allora, aspettate che vado anche a raccogliere tutti i frutti dei campi. Mamma mia, che spettacolo. Anche perché ho notato adesso che sono tutti molto ma molto affamati. Possiamo craftare 73 piatti a base di bacche. E tanto che ci siamo, magari vediamo di fare anche qualche piatto più nutriente. Oh, porco cane, guardate, con 10 piatti non riusciamo a portare al massimo la barretta dell'appetito dei nostri ragazzuoli. Troppe bocche da sfamare, porco cane. Devo andare a fare il sermone giornaliero. Magnate, figlioli, magnate. Quanto manca? Ah no, ok, ancora c'è tempo. Ammetto, mi manca la possibilità di promulgare nuove dottrine, che ormai le abbiamo sbloccate tutte. A posto. Ma mi sale ancora la barretta, sono curioso. No, gioco ha detto no, senti, hai sbloccato tutto, Lon. Non romperci le scatole. Ah, possiamo riportare in vita qualcun altro. Vabbè, abbiamo ottenuto abbastanza ossa. Riportare in vita il caro buon Gerbillo, che era un membro di livello 4. Ecco, qua ci ha servito sempre fedelmente. No, aspetta, una volta mi ha manifestato contro? Non vuole dire una cavolata? O comincio ad avere decisamente troppi adepti? Sì, lo so, questo vi farà storcere il naso. Ma stracavolacci vostri. Ah, a posto. Guarda, devozione. Aspetta un secondo. Ci deve essere un metodo più rapido per riuscire a raccoglierla. Potessimo dare il compito a uno dei nostri ragazzuoli, sarebbe decisamente molto ma molto più comodo. E devo farlo prima che vadano a dormire, altrimenti di notte non me la farà cogliere. Ragazzi, mi avete estratto abbastanza legna. 20 unità di legna solo qui. Meraviglioso, ottimo ed eccellente, anche perché sto convertendo troppa legna in legna di quella consacrata. E il mio conto in banca sta scendendo troppo. Aspetta che raccogliamo tutto dalle donazioni. Vila, meraviglioso. E ovviamente qualcuno che ha cagato fuori, perché siete delle M voi altri.
Ok, potete vedere che adesso la barretta si riempie molto ma molto di meno. Ciao Sara, cos'è? Una nuova missione per me, vediamo un po'. Vi siete buggati malissimo, santo cielo. Glorioso leader, vorrei che ci facessi intraprendere un viaggio spirituale. Oh no, la Sara vuole che ci caliamo i funghi. Va bene, tanto comunque era una quest secondaria. Aspetta un secondo, però mi serviva un po' più di legna per potenziare i gabinetti, gente. Ok, nel frattempo loro sono andati tutti a dormire. E vabbè. Allora ditelo che mi volete bene, lo date il telone, bravi ragazzuoli, ottimo. Aspetta che aggiungo un po' di carburante anche qua, ottimo. E raccogliamo il resto da quest'altra parte. Allora, siamo di nuovo di notte. Tuttavia, beh, ma avete già consumato i semi? Perché non state piantando? Perché nel frattempo sono calate le tenebre e questi mi battono la fiacca, tranne il Tache, che non si ricorda neanche più come si dorme la notte, da quando gli abbiamo dato le collanine magiche e tutte cose. A sto punto potremmo continuare l'esplorazione della nuova zona, che è cosa buona e tanto giusta. Faccio giusto una piccola fermata dal nostro amichevole pirata di quartiere. Salve buon uomo, ho due occhi dei testimoni da consegnarle. Spero che mi dia delle laute ricompense. Ok, sembra contento. Ah, era ora, santo cielo. Guarda sto coso tutto morbidoso. Ma che schifo. Dicono che queste creature hanno visto tutto ciò che c'era da vedere e sono rimaste in silenzio giudicando per millenni. Ah, proprio come mia suocera. E ci ha dato... Oh, perfetto. Quello che mi permette di sbloccare altri costumini per il nostro agnello. Ottimo. Vediamo di utilizzarlo quando ritorniamo indietro. Aspetta un attimo, ma qui abbiamo sbloccato tutto? Oh, abbiamo un'altra forma per i nostri adepti. Sarà una forma marina, ovviamente. C'è quel povero pesce lì a destra che mi mette un'angoscia veramente incredibile. E abbiamo ottenuto... cos'è? Un castoro? Credo sia un castoro. Nel frattempo è sorto di nuovo il sole. Ho sbloccato tutto. Che bello, signore! Vuole anche un altro occhio, non faccia complimenti. Ed ecco qua che ci ha dato un altro di questi cocchi di frammenti. Ottimo, me li porto via volentieri. Ah, me ne servono altri tre, tuttavia. Datemi un secondo che a questo punto sblocco tutto. Possiamo comprare qualunque cosa, gente. Abbiamo abbastanza oro da qui fino alla fine dei tempi. E possiamo anche comprare questi abbellimenti. Perfetto, per il nostro villaggio. Sì, non è che me lo devi far vedere ogni cocchio di volta. Non sto mettendo elementi estetici per adesso, perché A, non voglio riempire troppo il nostro villaggio, e B, li possiamo utilizzare nel caso la fede scendesse troppo. Vi ricordate che quando costruiamo qualcosa di nuovo i nostri ragazzuoli sono contenti e aumenta la fede, quindi tanto vale sfruttarli all'occorrenza. Ho fatto bene a ritornare un attimo al villaggio, perché nel frattempo si sono alzati tutti con le donazioni. E guardate che roba, la barretta si è riempita di nuovo. Ok, non riesco a sbloccare un level up, però di sicuro ci andiamo parecchio vicini. 409 su 441, sono sicuro che se continuo a raccogliere tutte le cose in parte alle case, in me che lo si dica, ci arrivo a 441, ve lo garantisco. E voilà, cosa vi dicevo, parola del telone. Ecco qua, sblocchiamo quindi una nuova costruzione che costruiamo casomai quando ritorniamo. Abbiamo, oddio, i tabernacoli potrebbero raccogliere molto di più, ma non è così urgente. Oddio, potremmo ad esempio migliorare i totem che velocizzano la crescita dei raccolti dei nostri campi. Ah, generano anche devozione. Ah, direi che fa tutto brodo. Il problema è che mi mancano le materie prime per costruire le suddette strutture. E il problema è sempre quello, purtroppo, gente, Se voi continuate a convertire il tutto, non sarebbe male, grazie, Ah, finalmente possiamo fare la Janitor Station. Quindi ora le cacche e il resto e il vomito ve li potete pulire da soli. Qui abbiamo riempito un po' troppo. Senti, mettila direttamente qua in un angolino. E chi si è visto si è visto. Aspetta un attimo che possiamo level appare. Buongiornissimo, il Telonius Imbecillus. E olè, ottimo, bravissimo, sono fiero di te, giovine. Aspè, mi sono completamente dimenticato che se non gli faccio quel cocchio di rituale si incocchiano come non ci fosse un domani. Quello dei funghetti. Vabbè, senti, completiamolo, sperando che poi non siano tutti male. Allora, ragazzuoli, spero che siete tutti maggiorenni. Oh no, il Tache mi è invecchiato. Tache, ma come mi sei invecchiato, porco cane. Adesso chi loda il telone? Funghetti per tutti, non fate complimenti. YouTube, non mi demonetizzare cortesemente. A posto? Quindi la nostra fede sarà al massimo per 2-3 giorni. E più di qualcuno poi sarà proprio una cifra male. Non può finire bene sta storia, decisamente non può finire bene. Oh, anche se non c'è bisogno, io faccio comunque uno dei miei sermoni, che di solito manda la fede al massimo. Ah, tanto è bloccata al massimo. Me ne sono completamente... Guarda lì, sono tutti drogati male. Oh, no, decisamente non promette bene. Cerchiamo di piantare un po' di camelia, perché ve lo garantisco, ne avremo un po' una cifra bisogno. E lasciamo qua un po' di cacca.
Perfetto. Allora, vediamo di darci una mossa e di tornare indietro prima che sia troppo tardi. Ok, è la seconda run che facciamo all'interno della zona coi ragni. Che culo. Ti prego, gioco, dammi un'arma potentissima. Santo cielo, una spada, vedo. Allora, rivela tutta la mappa, perfetto, così non perdo tempo. Inoltre, quando rotoliamo, rilasciamo un esplosivo con 10 secondi di tempo d'attesa. E se rotoliamo addosso a un nemico, lo danneggiamo, ok? E le magie consumano il 25% in meno di fervore. Ok, buono sapersi, abbiamo comunque una spada. Anzi, una daga vampirica. Ok, 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 è veloce, fa un sacco di danni. Beh, 2.2 della serie è meglio che nulla. E da quest'altra parte abbiamo, beh, un mega attacco con la spada e tutte cose. Perfetto, quindi dovremmo attaccare abbastanza rapidamente. Ah, non è proprio la mia arma preferita, ma me la faccio bastare. Che cos'è quel coso? Che cos'è quel coso? Aspettate. Oh, avete visto la mia bomba? Ha fatto veramente scoppiare in bomba. Ah, si tratta di me. Ma stiamo scherzando? Guardate che sta daga è velocerrima. È una roba assurda. Guarda le bombe. No, aspetta un secondo. Così diamo tempo alla nostra abilità di ricaricarsi. Quindi faccio una rollata. Aspetta, mi levo dalle scatole. Ah, mi hanno attaccato tutto perché mi hanno rispetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Bomba, bomba, bomba. Ok, quella creatura gigantesca non ha fatto troppi danni. Non dico di no. Ma amen. Madonna, perché ci sono sti ragni abnormalmente grandi? Cos'è sto schifo? Aio, dotti una colmotta. Porca di quelli per porca. Oh, resiste bene anche le mie magie. Aspetta, aspetta, aspetta. Occhio, 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 occhio. Spostati. Perfetto. E abbiamo sbloccato. Ah, una fontana che piange. Che culo. Abbiamo anche il salice piangente fra le altre cose. Così mettiamo tutte robe che piangono. E vi sono tutti felici e tristi. No, tristi e contenti. No, 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 non funziona comunque. Voi là. Ma quando ci sono quelle facce di trappole? Perché sono nuove. Aspetta. Aspetta un secondo. Mi sono distratto un attimino. Però abbiamo l'arma vampirica che mi ha permesso di riottenere il cuore che avevo perso. Aspetta, aspetta, aspetta. Aia, ammazzalo. Ammazza il bastardo. Porco cane. Mi sono distratto a guardare queste coppie di statue. Buongiorno. E questo che cos'è? Ah, avvicinati, avvicinati. Per scoprire le meraviglie di un palazzo. Ok. Dove tutto è fatto d'oro. Garantito. La cava di Migda è aperta per 7 giorni. Una nuova location? Oh, molto interessante. Solo per 7 giorni, tuttavia. Ok, devo ricordarmi di andarci quando ritorniamo indietro. Ah, che schifo. Wow. Ok, la mia esplosione penso l'abbia danneggiato abbastanza. Aspetta, 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 che devo far fuori qualche di uova. Vai. Ah, non l'ho fatto fuori abbastanza di tempo. Mi fate uber schifo, gente. Mi fate veramente tanto tanto uber schifo. Porco cane. Sono tutti triggerati malissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ricordati che di rollare, Lon. Rolla come non ci fosse un domani. Ah! Aspetta, ti riattacco tutti in un'unica volta. Ok, danneggiati abbastanza. Però stanno continuando a spawnarmi i ragni letteralmente dovunque. Aspetta, mi sono bloccato in culo Landi, aiuto. Occhio, occhio, che mi attaccano dall'alto. No, signore, lei ci deve morire, ma poco male. E poi guardate che roba, spawna degli Aculei attorno al suo corpo. Ok, lo abbiamo danneggiato un pochettino. Occhio, 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 non stagli troppo vicino, Lonino. Morici, morici, morici. E olè, ammazzato senza neanche minimo rispetto. Ok, ma hanno fatto un po' di danni? Assolutissimamente sì. Ma voglio dire, tanto abbiamo le armi vampiriche, quindi non me ne preoccupo più di tanto. Aspetta che la bomba esplosa nel frattempo. No, 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 morci, 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 morci. Aspetta che poi arrivano dall'alto. Occhio, 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 occhio. Oh, mi fate schifo. Perché ho la vaghissima impressione che il boss di zona sarà molto probabilmente un cocchio di 1000 piedi. E a me i 1000 piedi fanno proprio schiferrimo. Che voi non ci avete idea. Ok, eliminato. Perfetto, raccogli tutte cose. E basta. Perché questo luogo deve essere così brutto, brutto, brutto. Aio! Aspetta! Sono triggerati tutti malissimo. Porco cane, quanto non siete resistenti. Aspetta un secondo, che... Okay. Ah! Porco cane, ok, dovrei avergli fatto abbastanza danni. More c'è. Coppia di ragnetti maledetti. Aspetta. Ok, non sto subendo neanche troppi danni. Per mia fortuna. Aspetta, more. Occhio, 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 occhio. Ah, può anche difenderci con la spada. Non lancia solo le bombe. Beh! E questi da dove arrivano? C'era un boss là sopra, me ne sono accorto dopo. Sono fittissimi in pieno sulla mia bomba, gli idioti. Oh mio Dio, questa zona è stata decisamente troppo lunga. E in realtà non stavo neanche guardando la mappa in cielo. Sì, in alto, scusate. Allora, aspetta, perché c'è il simbolo della corona laggiù? Ah, questo è strano. Recuperiamo dell'oro, anche se non ci serve, perché in un modo o nell'altro devo raggiungere quella cocchia di corona. Buongiornissimo, adorabili chest. E vabbè, ma è proprio 19 monete. Ma la tristitudine, la poracitudine. Santo cielo, ok. Aspetta che non sbaglio direzione, dobbiamo andare da questa parte. Ottimo. Il problema è che adesso dobbiamo attraversare tutta sta cocchio di zona. Ok, la vita dei nemici è dimezzata, tuttavia noi riceviamo il doppio dei danni. Oh marone. Ma non mi ero accorto di queste condizioni. Ok, facciamo molta ma molta attenzione. Aspetta. Aio. Oh, buoni figlioli. Ok, dovremmo averli danneggiati, però porco cane, rischio davvero anch'io di subire troppi danni. Boni, c'ho paura. Vi giuro, c'ho paura. Aspetta. Ah, ho i bruttini nella vita vera.
Mi stavo grattando nella vita vera a pezzo di erba. Oh, ma qui c'hanno 8 miliardi di magie. Aio! Buono devi stare. E spawnano anche i minion. Porco cane, meno male che questo c'ha la vita dimezzata, eh. Se no mi sarei preoccupato. Pani. Aspetta, ricordiamoci che posso anche danneggiarli rotolandogli addosso. È vero. Guarda. Oh, facciamo anche un sacco di danni rotolando. Guarda, posso praticamente evitare di attaccarli direttamente. E gli rotolo addosso. Vabbè, dai, perché sennò tra un decennio siamo ancora qua. Grazie, Giacca. Oh, ma che brutta zona, gente. Ma che brutterrima zona. Oh, signor Shimura, com'è che si chiamava? Buongiornissima, Shimura, scusi. Non sono più quello che ero un tempo. Per quanto io non sia saggio, di certo non sono neanche stupido. So che la fine si sta avvicinando, tuttavia trovo del conforto nella confessione. Sono responsabile principalmente io per quello che è accaduto. Sono stato io a proporgli l'idea del cambiamento. Parlo ovviamente del tizio che aspetta. Perché il mio dominio è la conoscenza ed è sempre in continua evoluzione. Sono stato io che l'ho incatenato, sono io che l'ho costretto a piegarsi di fronte ai noi quattro. Ah no, io non mi inchino, ma proprio per niente. Oh mio Dio, ovviamente ce la farà pagare, ma proprio una cifra, vero? Sembra proprio di sì, aiuto! Cosa sono sti cosi? Ma muorici, ma proprio male, fra atroci sofferenze, porchi quelli per porca, ho anche sbagliato tasto. Wow, esploso, com'è che è esploso? Belli che sono tutti luccicosi, c'hanno la bioluminescenza. Ah! Porco cane, il gioco mi ha laggato, ma proprio non sfacelo. Guarda che spawnano da dovunque. Che schifo, moriteci. Ok, dimmi che questo è l'ultimo perché non ne posso più. No, ovviamente non è l'ultimo. Ci sono i ragni, anche quelli grossi più grossi. Aspetta che si avvicinano abbastanza. Ah, non ce l'ho fatta. Andatevene via che mi fate uno schiferrimo. Vai così, perfetto. Ho ripristinato anche parte della mia vita. Appena scende lo trucido male. Ok, guarda ossa che mi hanno dato, ottimo. Dai, ma non finiscono più. No. Che quel tizio di solito mi fa uno sfacelo di danni. Ui, lolla, aspetta. Oh, porca boia, aia. Ho sentito tutto sto attacco. Aio, placati, porco cane. Mi sono cagato in mano, no, levatevi, ragnacci maledetti. Qualcuno mi vuole dare un po' di vita? Non fate complimenti, grazie, eh. Ok, vi ho saltato un paio di zone e ho fatto un po' di stragi. Ma soprattutto ho recuperato buona parte dei nostri cuori. Non tutti, ma ci possiamo accontentare. Mi sono cagato in mano. Non mi aspettavo che spawnasse così all'improvviso. Aspetta che c'è Robin Hood dei poveri. Muoriti. Perfetto. E siamo in parte alla zona finale. Oh, meno male. Aspetta che devo anche utilizzare la seta per... non mi ricordo che tipo di costruzioni. Mi ricordo se sono solo elementi estetici. E ok, fuori di qua una volta per tutte. Grazie, molto gentile. Abbiamo ottenuto il sentierino con le rocce e i fiorellini. Ma che bella cosa, guarda, me ne mancano solo due. Non vedo l'ora di arredare casa. Non avrò mai nella vita. Ok, vediamo un po' di cosa si tratta. Questa è una zona... Oh, buongiornissimo. Posso pregare? E questo mi permette di... Tutto ciò che possiedi ti seguirà anche dopo la morte. Oh! Quindi se moriamo adesso non perdiamo più il 25% dei beni immateriali. Molto, ma molto bene. Mi hanno dato anche un sacco di camelia, che sicuramente mi servirà. Non so se è qualcosa che durerà un tot, o durerà solo in questo dungeon, o durerà all'infinito. È tutto possibile. Ok, siamo nella zona del boss. Perfetto. E la mappa mi indica anche una strana zona poco più avanti che devo cercare di raggiungere quanto prima. Aiuto! C'è l'erba alta, ma non ci sono i Pokémon. Ci sono gli schifi da queste parti. Aia, m'hai ferito. Pezzo di erba. E ti ho ferito male anch'io. Ok, evitiamo di farci però colpire, Lonino. Ricordi che fai uno sfacelo di danni, ma anche ne subisci un sacco. Casino. Ok, perfetto, li abbiamo eliminati tutti. Oh, davvero non sta a darmi mezzo cuore? Aspetta, no, quella bomba era mia. Per un secondo mi sono cagato. Vediamo un po'. Oh, grosso più grosso. Tanto grosso più grosso. Aspetta, colpiscilo. Però è molto arrabbiato con la vita. Che fa? Che fa? Ehi, una fetta di culo. Beh, che i fuochi tornano anche indietro. Ok, non me l'aspettavo. Buono. Levati, pezzentone. Vai. Aspetta, che rifai l'attacco di fuoco. Quindi schivone uno. E schivone due. Porco cane, super arrabbiato con la vita. Ok, dovrei riuscire ad eliminarlo senza il becchimino. Rifetta, morci. Ok. Decisamente molto meglio. Boni. Per fortuna che quando mi spawnano i minion almeno rigenero cuori. Di solito ce ne perdo anche. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, eliminalo. Perfetto. Che veleno letteralmente dovunque. Porca di quella iperporca. Moritici. Manca solo l'ultimo dei furbi. Salve signor l'ultimo dei furbi. Buongiornissimo. Ok, vediamo cos'è sta zona strana a sud. Oh, chest con un sacco di risorse. Buongiornissimo. Un altro gruppo di sentierini. Mo basta veramente però. Però se ho visto bene c'era anche un cuore. Io qui qua. Oh, tanti cuori. Aspetta. Massimizza tutte cose. Me lo vuoi dare il cuore? Ah, sono a vita piena? Non me ero accorto, scusate. Ok, c'è stato un problema tecnico. Vi siete persi letteralmente 2 minuti di video. E sono praticamente arrivato alla boss battle. Oddio, sto coso è una 1000 piedi gigantesco. Che praticamente spawna veleno in giro.
E dopo un po'. Aspetta un attimo. Se ho visto bene quando lo attacchi, rilascia degli aculei, vedete? Quindi vediamo di caricare la magia. Ah, non sono riuscito a prenderlo. Aspetta, 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 attacca. Ah, non mi mozzicare. Non mi mozzicare, maledetto bastardo. Ok, non è. Poi, aia. Così difficile. La bimica la bomba lo prende. Non ho visto se l'ha preso, ma di sicuro la mia magia se l'è sentita tutta. Occhio, 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 occhio. Non esagerare, Lonino. Tutto attento ai maledettissimi minion. Comunque sì, ci vuole un po' prima che la barretta del veleno si riempie, eh. Quindi mi sento relativamente sicuro. Oh, aiuto. Minion, avete rotto le balle, non si supporta più. Aspetta, 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 aspetta. Vai di attacco magico. Ottimo. Aspetta, attaccalo, attaccalo. Non importa, non importa se mi danneggia. Non importa se mi danneggia. Vai così, vai così, vai così. Sto becchi minion, rispetto. Aio. Muorici, porco cane. Oh, e alleluia. Oh, signore. Benvenuto nel nostro culto. Appena possibile vediamo di dare un ruolo a tutti questi. Perfetto, cosa voglio? Oddio, andrei ancora di legna a sto punto? Sì, perché i semi li possiamo raccogliere in qualunque momento. Ma la legna invece non la posso comprare. A posto. Vediamo di ritornare a casa prima che la situazione prenda una brutta piega. Olè, metà del percorso l'abbiamo affrontato. Lo ammetto, questa run è stata molto più difficile di quanto mi sarei mai aspettato. Ah, avete già riempito tutto. Avete già riempito tutto, maledetti. Ok, fra meno di un giorno finirà l'effetto dei funghetti. E la cosa non promette decisamente bene. Però guarda quanta devozione a tutte cose. Guarda che roba. Meraviglioso, dammi anche le pepite di oro. Che cosa buona e tanto giusta. Beh, perché non consacrate risorse qua? Ok, hanno levelappato tutto nel frattempo. Senti, continua a convertire il tutto. A sto punto vediamo di approfittarne come non ci fosse un domani. Qua un sacco di pietra, aspetta. E qua abbiamo della legna. Però sì, mi stanno battendo un po' una cifra alla fiacca. Anzi, aspetta che se ho visto bene possiamo costruire anche l'altro gabinetto di secondo livello. Ottimo, e da quest'altra parte? Dimmi che almeno avete estratto legna. Non vorrei che quando sono sotto droghe non riescono a lavorare abbastanza bene. Oh, è anche comprensibile in fin dei conti. Sara, Sara, mi sei invecchiata di nuovo, porca di quelli per porca. Sì, lo so, ho completato la tua quest. Ottimo. Non mi ci schiattare all'improvviso però, Buona signori, io direi che per oggi ci siamo truccati abbastanza e ho paura di scoprire cosa accadrà quando l'effetto delle droghe finirà. Ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e lasciate un bel mi piace o non vi offriamo i funghetti. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!